Prosegue la frequentazione tra Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato tra le mura della casa del Grande Fratello. Ieri sera, l'ex velina e il modello milanese Su sono appartati in giardino, lasciandosi travolgere dalla passione. Peccato che, davanti a loro, ci fossero Elena Prestes e Javier Martinet, che stavano ballando sulle note di karaoke di Alessandra Amoroso e dei Bundabash. Il filmato è diventato virale sui social, collezionando decine di critiche dagli utenti, che hanno contestato la loro mancanza di delicatezza. Della stessa idea anche Enzo Paolo Turchi che, parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso, ha detto: «Sarò sbagliato io, sarò all'antica, ma sono felice di esserlo». Altrettanto duro il commento di Jessica Morlacchi: «Davanti a Avi stanno facendo il panico, certe slinguazzate che non ho idea, è grave, tatto zero». Confrontandosi con Javier, Maria Vittoria Minghetti ha espresso diverse perplessità su Shayla e Lorenzo. Secondo la GFina, i due starebbero fingendo ai fini del programma. La finzione a un certo punto arriva tutta, tutti i nodi vengono al pettine. Ti assicuro che dopo il Grande Fratello, se riusciranno a durare fino alla fine del programma, gli do un mese di tempo. Fuori faranno verissimo, le due trasmissioni che devono fare, e dopo si daranno una di quelle pedate e via.